andare a ballo, perché qui, come vedete, già siamo una trentina e già siamo stretti. Immaginatevi a danzare i valzer qua dentro. Se si andava a impiccare sulle vetrine, si volava dal balcone direttamente. Quindi era una coffee house, una sala di rappresentanza in cui Vincenzo Senior ospitava i suoi amici, i finanzieri di cui raccontavo prima, con cui entrò in competizione facendogli questa casina neogotica per fargli un dispetto, ma anche per divertimento, così, visto che sapeva che l'avrebbero guardata da dove loro si trovavano, cioè un po' più avanti. Là c'è il cimitero degli inglesi, come dicevo prima, che insieme all'amica Laura Leto, anzi sarà è più Laura che se ne occupa di quanto me ne possa occupare io, sta cercando in qualche modo di riqualificare questo luogo in cui si trovano tutti sepolti da questi grandi finanzieri che venivano a trovare qui Vincenzo Florio Senior. Questa casina però era ben diversa da come la vedete oggi. Innanzitutto il tetto che voi vedete non c'era, o meglio, il tetto c'era, non c'era l'affresco. Questo affresco arriverà dopo, negli anni 30, sarà Lucie Henry, la seconda moglie di Vincenzo Florio Junior, quello della Banca Florio per intenderci, a desiderare fortemente questo soffitto. Ma all'inizio, quando fu creata la casina, era una piccola cattedrale, come vi avevo detto prima, quindi un santuario, una sorta di luogo che doveva incutere in chi entrava qua dentro un senso di grande ieraticità, di grande sacralità, di importanza. Pensate che in questo luogo, negli anni 40 dell'Ottocento, molti di voi lo sanno, verrà ospite la zarina Alexandra, che all'epoca si chiamava Carlotta di Prussia, insieme a Nicola I Romano, e la figlia, la granduchessa Olga. La regina si innamorò così tanto, la zarina si innamorò così tanto di questo luogo, da chiedere a piccolo Jacquetin immediatamente modellini, disegni, tutto quello che gli poteva dare per ricostruirsi la stessa struttura in legno come casina di calcio nel suo parco di Peterbo a San Pietroburgo. E quella è una foto che abbiamo di quello che esisteva prima dei moti insurrezionali che sono stati fatti da moti patriottici contro i nazisti che l'hanno rasa al suolo. Oggi, se andate nel parco di San Pietroburgo, è rimasta soltanto la base. Ma se vedete, la struttura è esattamente questa. Quindi lei si innamorò così tanto di questo luogo. E perché venne in Sicilia la zarina? Chi ci venne a fare qua? Ma Cuccia portò. Cuccia portò. Ce la portò il suo medico di corte, che le disse: invece di soffrire di questi problemi respiratori, startene nell'umidità che ci abbiamo noi, nell'umidità che ci abbiamo noi, vienitene qui a Palermo, in Sicilia, laddove l'aria salutare, salubre che c'è qui, dell'acqua e dell'aria, addirittura noi la borgata precedente la chiamiamo acqua santa, perché sì, l'acqua ha proprietà termali e miracolose anche, troverai sicuramente il refrigerio alle tue passioni fisiche. E così fu, perché la regina siede benissimo qua, fu ospite anche alla Reggia dei Florio in seguito, insomma, è una figura che sicuramente ha avuto un certo impatto. Ma c'è un altro ma. Qua lui aveva anche, come posso dirvi, un grande desiderio di intrattenere, come vi dicevo prima, con i grandi rappresentanti della finanza dell'epoca, tutta una serie di contatti, le alleanze finanziarie. Quindi questo per dirvi che non era una sala da ballo. Però il pavimento non era neanche questo. E gli infissi che fine hanno fatto? Vi vedete? Siamo stati noi che abbiamo deciso di dare testate e romperli? Evidentemente no. Cos'è successo agli affreschi là sopra? Perché è tutto così degradato? Perché non vogliamo metterci mano, non ce ne frega niente? In realtà la casina è stata ristrutturata nel 2015, la prima grande ristrutturazione, soprattutto per mettere in sicurezza gli affreschi. Ed era prima pure leggermente inclinata, non come la torre di Pisa. Ma che cosa gli è successo? È successo che durante la guerra i nazisti sono entrati qui, hanno ricoperto tutto di nero, lo vedete ancora dalle tracce che ci sono sotto le colonnine, per esempio, o nello strumento, perché lo hanno fatto apposta a lasciarli, e hanno tolto i balconi, hanno tolto le inferriate neogotiche che noi abbiamo conservato giù, alcune le abbiamo salvate, altre sono state rifuse per materiali, per il materiale bellico, ruppero gli infissi e lo usavano come luogo per le difese, gli attacchi, sì, quindi per deflagrare le loro mitragliatrici o i cannoni che avevamo in terrazza. Secondo voi,
Una volta che succedono tutte queste continue deflagrazioni, cosa può succedere a una casina dell'Ottocento? Che va naturalmente piegandosi, inclinandosi, quindi tutte le perdite che voi vedete, che continuano ad esserci, nascono anche da questa inclinazione. Ovviamente noi ci troviamo oggi in un luogo agibile, controllato, non ci faremmo mai venire in un luogo non pericoloso, però questo ha provocato tutto quello che voi potete pensare. E dopo gli americani sono stati meglio secondo voi? Usarono le aperture già ben preparate dai nostri nazisti per farci il tiro a piattello con le ceramiche florio che trovavano qua dentro. No. Perché vi dico questo? Perché questa casina un tempo era anche arredata elegantemente, c'erano tutti i mobili Ducro che voi tutti conoscete come mobili liberi di un certo livello, di un certo, scusi, non le voglio prendere a male, di una certa eleganza, di una certa bellezza. Erano tutti mobili di un certo tipo, c'erano anche tanti suppellettili, da tutto questo fu assolutamente razziato dagli americani, la stessa cosa che fecero anche al castello Tubeggio, di cui noi abbiamo documentazione fotografica. Si aprivano i portoni e si diceva entrate e prendetevi quello che volete, quindi razzia di tutto quello che c'era. Una delle poche cose che è rimasto è questo lampadario, che è in stile Liberty, evidentemente, no? Che cosa è Liberty? Voi tutti lo sapete, ma io vi do una definizione alternativa: la capacità dell'uomo di portarsi la natura a casa sua. Perché ognuno di noi ha una spilla di una nonna, sì, un mobiletto, una statuetta, un ciondolino a casa proprio della nonna, della mamma, della zia, eccetera, che rappresenta un insettino, una fogliolina, un fiorellino. Noi con Liberty abbiamo raggiunto l'apice della fusione tra la natura e la cultura. Questi sono gli occhi delle mosche. Quindi altro non sono che gli occhi delle mosche trasformati in un meraviglioso lampadario con effetti iridescenti in opaline, che chiaramente si vedono di più quando c'è buio. Quindi la bellezza di questo oggetto non è soltanto nella fattura, ma è anche in questo omaggio alla natura, che a me piace tantissimo come idea. Questa è una delle poche cose che è rimasta qui. Ora torniamo un attimo al nostro racconto, perché poi vi racconterò anche che cosa c'è dentro queste vetrine e che cosa c'è anche là dentro. Siamo fermi a Vincenzo, che ci ha fatto perdere molto tempo. Vincenzo a un certo punto si sposa con una donna di Milano, Maria Rachele Giulia Portalupi. Dal matrimonio tra Vincenzo Senior e la Giulia Portalupi nasceranno dei figli, Angelina, Giuseppina e l'altro grande Ignazio Senior, che ci interessa a noi. Ignazio Senior, fino ad ora, già siamo nel 1868 quando prende il posto del padre, continua a sentirsi dire: ah, sti flori a Palermo, si mormora, super occhi arricciuti, cioè sono pidocchi riusciti, sono arricchiti, basta, mi sono rotto i coglioni, io mi sposo la baronessa Giovanna Donde Strigone e divento nobile con la punta dei piedi, nel senso che entro nei salotti aristocratici in punta di piedi. Da questo matrimonio tra la baronessa Giovanna Donde Strigone e Ignazio, nessuno si può permettere più di dire che i Florio sono pidocchi arricciuti, perché adesso entrano nell'alta società. Ignazio Senior che cosa fa? Eredita dal padre una cifruzza, in confronto a Berlusconi, la piccola fiammiferaia, 12 milioni delle vecchie lire, ma stiamo parlando del 1868, quindi immaginatevi, cacava piccioli. Da questo matrimonio nasceranno dei figli, che sono, come vi vedremo meglio più avanti, Vincenzo, Giulia, Ignazio Junior, Ignazio Junior e Vincenzo Junior. Ma prima di addentrarci nel successivo scarto generazionale, mi devo fermare un attimo sulla sua figura, perché lui eredita tutti questi piccioli e dice: io ho la moglie nobile, io c'ho picciolona, via dei materassai, me la trasformo in ufficetti, cioè la bottega rimane, la casetta che c'ho sopra diventa un ufficetto, io voglio una reggia, non mi accontento più di una casetta piccola. E si compra dal conte Airoldi, che a sua volta aveva comprato dal vedovo della principessa di Butera, una enorme reggia, un enorme appezzamento di terreno con una bellissima villa, che si trova all'Olivuzza, nel quartiere dell'Olivuzza palermitano, dove c'è il villino Florio di Basile, quello tutto a forma di castelletto, per intenderci, ok? Però a quell'epoca non c'era questo castelletto ancora. Si compra 55.000 metri quadri di terreno a Palermo. Non ve la descrivo la villa, perché ma butta e vi butta pure a voi, vi scoccia, ma vi dico che da noi a Palermo era chiamato il giardino delle delizie, c'erano cascate,
fontane con i cigni, laghi artificiali, dove c'è il vilino florio c'era una montagnozza artificiale, sopra c'era una specie di tempietto molto simile a quello che vedete lì su, di Villa Belmonte, su Monte Pellegrino, e si vedeva il mare, quindi la gente, le signore si prendevano il tè o il caffè e si guardavano il mare. Oggi, se ci andate, è una condominiopoli abusiva, ma all'epoca, prima del sacco di Palermo, era una reggia piantumata con tutti gli alberi a leccio che i Borbone avevano piantumato lì per renderla riserva di caccia, quindi là si cacciava, ci andavano i nobili a cacciare, ci andavano gli alti borghesi che si stavano affacciando alla nuova economia a cacciare. E poi alla fine della battuta di caccia, la sera, quando erano stanchi, pomeriggio, insomma, delle loro peripezie, si andavano a prendere il rosolio, il vinello, un liquorino per ristorarsi. Dove? Lei come si chiama? Marinella. Come? Marinella. Marinuzza, Marinelluzza sarebbe diventata da noi. Perché noi non abbiamo, io per esempio sono Mauro, non divento Maurino, mia nonna mi chiamava sempre Mauruzzo. Ecco, la signora Oliva, che aveva questa osteria, diventò Olivuzza, perché c'aveva l'osteria lì dove dava da bere ai cacciatori. Quindi la zona dell'Olivuzza si chiama così perché sorgeva l'osteria della signora Olivuzza, dove i nobili andavano poi a bersi il grappino alla fine delle battute di caccia. Ora, lui naturalmente questa reggia la rende ancora più sontuosa. Vi dico solo, tra le tante cose che noi sappiamo, una cosa divertente, perché mi sa che ripeto annoiarvi. Immaginate che i Florio hanno sempre avuto una passione per le rose. C'erano dei rosetti molto eleganti, molto ben costruiti, un po' con giochi barocchi, che se qualcuno si osava avvicinarsi troppo alle rose, avrebbe azionato con il piede un macchingegno che gli sputava l'acqua in faccia, perché le rose non si toccano e non si sfiorano come le donne, quindi appena tu ti avvicini metti sputo. Quindi di conseguenza si creò anche questa sorta di nomea dei Florio, che avevano reso questo giardino barocco, quindi un rimando anche all'eclettismo che andava di moda all'epoca. Anche Ignazio Senior fece miliardi di cose, non vi sto qua ad annoiare perché, te ripeto, non ne usciamo più, ve le dico in ordine come ho detto fa. Sicuramente una delle più caratteristiche per noi a Palermo era il finanziamento del Politeama Garibaldi, che è questa bellissima struttura polifunzionale dove si faceva teatro, danza, dove si facevano giochi equestri, dove c'è la quadriga di Mario Rutelli in alto che dicevo prima, proprio lì in città da noi. Poi vi posso dire, fece come cosa molto importante la formazione insieme alla Rubettino della navigazione generale italiana, una delle flotte navali più potenti del mondo, tant'è vero che il re dovette intervenire e disse con un decreto, chiunque si permetta di mettere in mare 100 navi come la Marina Reale, io l'arresto, ci sequestro tutte cose e ci faccio una multa di lire enormi. Lui che cosa fece? Non mise la centesima nave in mare, ma ce la fece tutta in oro. Così, quindi questo capite bene che, anche se è un aneddoto, si dice anche che fece un lingotto d'oro a forma di nave, però non è importanza, a me interessa raccontarvi questo episodio aneddotico che fa anche ridere, per dirvi che la tensione tra aristocrazia e alta borghesia si fa sempre più forte, si fa sempre più imponente, cominciano a dare veramente fastidio. Dal matrimonio, vi dicevo, tra i due nasceranno tanti figli. Giulia in particolare sposerà il principe Lanza di Trabia, quindi come vedete continuano i matrimoni con la nobiltà, e gli sarà dato in gestione come prima donna dell'epoca, oggi parliamo di quote rose, quelli erano avanti pure da questo punto di vista, la presidenza dell'ospedale che abbiamo qui, Enrico Albanese, accanto a Villa Egea, che all'epoca noi chiamiamo ospizio marino, dove si curavano le malattie legate soprattutto alle malattie di sangue respiratorie dei bambini. Si pratica ancora adesso la talassoterapia. Poi abbiamo Ignazio Junior e Vincenzo. Okay. Allora, torniamo a Ignazio Florio Junior, eravamo rimasti lì. Quindi alla Rubattina, quella navetta che vi avevo detto, quella navicella d'oro, eccetera. Ora, Ignazio Florio, come voi sapete, sposerà Franca, che sarà la regina di Palermo, una specie di influencer dell'epoca. Lei riuscirà ad attirare a sé frotte intere di persone. Vi faccio un esempio: se voi andate a vedere Villino Florio lì all'Olivuzza, non so se vi serve nella vostra programma, quando tornerete a Palermo, mi farà piacere, insomma, un giorno se voi torniate, là c'è praticamente una stradina che porta a questa Villino. Ricordatevi che siamo tutta nella Reggio Olivuzza, quindi un tempo erano tutti parchi, eccetera. Lì sulla sinistra, sì,
lì c'era a sinistra la camera da letto di Franca Florio, che fino a 2 anni fa era la zona dove arrostivano gli abusivi le carni, c'entravano dentro con i barbecue e arrostivano, che vi posso dire, le stigliola, cioè le interiora e tante altre prelibatezze, ma non è il luogo adatto. Ora, questo luogo conserva un qualcosa di molto interessante. I Florio, come vi ho detto prima, amavano molto le rose. Lei scoprì, tramite il proprio compagno, Ignazio Florio, il proprio marito, che era presidente dell'Esposizione Nazionale di Palermo, che si fece per 2 anni consecutivi a Palermo, perché tutte le cose che si vendevano erano Florio. Perché andare a Torino quando le manifatture, il vino, il marsale, il cognac, eccetera, eccetera, era tutto di qua, e si fecero di nuovo qui. Lei scoprì un pavimento da un artigiano delle maioliche di Napoli, che si chiamava Filippo Palizzi. Questo artigiano aveva creato un pavimento delicatissimo, che io stesso vidi, quando vidi di persona in questa stanza, a prescindere dal fatto che sia di Franca Florio, mi sono un poco, come posso dire, non commosso, mi è venuta un po' gli occhi rossi, perché ho detto, ma come si può arrivare a tanta bellezza? Maioliche sono semplicissime, bianche, con dei perfili cobalto intorno, e tante gruppi di petali di rose sparse per terra in maniera casuale. Ma appena Franca Florio, influencer dell'epoca, brutta parola, venne a sapere che a zia Pina, una zia Pina ideale, diciamo, s'accattò, si comprò il pavimento con il suo, diventò la bestia di Satana. Quindi ci finì Franca Florio e chiamò subito l'amico Totò Gregorietti e ci disse, con la C, ci disse: Totò, ho saputo che a zia Pina fece un pavimento uguale al mio a casa sua, e non va bene che zia Pina mi copia pure in questo, mi copia. Mi devi fare una cosa che possa essere mia sola. E lui, bravo pittore di affreschi, di vetrate, che ha creato anche in qualche modo i disegni che avete visto sopra insieme a un'altra persona, adesso ci arriviamo, gli fece una cosa di una delicatezza, ma di una bellezza così immensa, che io penso che veramente... dirvelo sembra stupido, andarlo a vedere e pensare come era prima non lo è più. Dei puttini che si affacciano in una sorta di balaustra di una terrazza, alcuni un po' più audaci, altri un po' più timidi, e lanciano dei petali di fiori, di rosa dall'alto. Quindi si è creato questa sorta di contrappunto, di concerto tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra, e la natura lì esplodeva con i mobili Ducrò. Quello era proprio un bosco in miniatura, con una meraviglia di profumi, di unguenti. Anche Franca amava moltissimo i profumi, del resto, per ovvie ragioni, quindi aveva degli unguenti anche molto particolari. Insomma, ci fu questo matrimonio tra loro due, ecco, un roseto, una cosa meravigliosa. Ci fu un matrimonio spettacolare al villino Florio lì, perché dal binomio Jacquerie Florio si passa al binomio Basile Florio, quindi si crea un altro momento importante per la Belle Époque in Sicilia, non soltanto a Palermo. E cosa succede però? Vanno morendo tutti i figli a Franca e Ignazio. Ignazio, anzitutto, per il viaggio di nozze, compra uno yacht alla moglie, sono 56 metri circa di yacht, si chiamava Pergusa questo yacht. Un po' piccolo, a lei come faceva Celentano nel film, un po' poco, e gliene comprerà un altro ancora più grosso di 86 metri, che sarà Legusa. Quando qualcuno di voi è sceso, ha visto quella tolettina fatta in via degli Argentieri, si trovava proprio nella cabina privata di Franca Florio, con tanto di spazio, le iniziali, eccetera. Però, come dicevo prima, gli morsero, mi piace sempre ritornare a questo passato remoto che vi ho raccontato prima, tutti i figli. Morirà Giacobina, morirà Giovanna. Giovanna sarà la causa della costruzione di Villa Egea, che nasce come ospedale per curare tutti i bambini che in quel periodo vanno morendo di polmonite, poliomelite, eccetera, eccetera. Moriranno Vincenzo Baby Boy, che era l'unico erede maschio fino ad ora. Una tragedia. Rimangono in vita Egea, che sposerà un duca di Pisa che si chiama Malviati, e Giulia, che sposerà il marchese Afan de Rivera Costacuti, che attualmente è la linea materna che vive a Roma. E nel frattempo Vincenzo che cosa fa, il fratello di Ignazio? Mentre Ignazio amministra le proprietà e fa tante altre cose che non vi sto qua a dire. Cazzo,
Niente, lui viaggia, se ne va a fare, che ti posso dire, si va a trovare le amanti un po' in Francia, un po' di qua, un po' a Cormaglière, cioè lui si dedica alla bella vita, però detto così sembrerebbe che lui è un cretino, in realtà no. Tutta la latata di cui fino ad ora vi ho parlato della famiglia Florio è molto potente dal punto di vista della finanza. Quest'altra latata di Vincenzo Florio Junior lo fu potente da un altro punto di vista, più culturale, perché Vincenzo fu una persona molto colta, molto elegante, molto edotta, tant'è vero che nacque a Palermo la primavera siciliana. Per esempio, faccio degli esempi, tutte le carrozze si riuniscano al giardino inglese che abbiamo noi a Palermo, chiunque arriva alla Statua della Libertà facendo cadere meno fiori dalla carrozza vince. Corso dei Fiori, per esempio. Oppure, lui fu il primo a portare le biciclette in Sicilia, a fare il Giro di Sicilia, che poi diventò Giro d'Italia. Lui fu il primo a prendere un motore a scoppio, metterlo su un motoscafo, su una barca, e creare la perla del Mediterraneo. Lo incastonò come un diamante in una barca e diventarono motoscafi. Quindi, perla del Mediterraneo. Gare di motoscafi tra Catania, Palermo, Agrigento. Oppure, se ne andò a Brescia, vinse la gara bresciana, che la settimana bresciana arrivò terzo con la sua Mercedes nel 1904 e disse: ma se ci polentoni, vincono una gara di corsa su un percorso così lineare, così faccio io un bello percorso, e fa la targa Florio, che qui da noi è un sentiero, lui che appunto sa bene di che cosa si tratta, sì, è un sentiero molto tortuoso, insomma gira e rigira eccetera, lui crea questa targa Florio che riesce ad avere un'enorme potenza economica, che dal 1906 al 1977, quindi sono 71 anni, cominciò con 5 rappresentanti, 10, 50, e poi dovettero costruire Floriopoli, talmente tanto turismo arrivò. Però contemporaneamente a tutte queste sue attività culturali Vincenzo aveva dei traumi, perché gli morì la moglie Annina, a cui era molto legato, e nel 1911 lui abbandonò totalmente l'Olivuzza, se ne andò, quindi andò tutta fondamentalmente poi là saccheggiata dalla mafia, abbandonò tutte le sue attività e se ne andò a Parigi. Al ritorno da Parigi torna però con la nuova amante, Lucie Henry, questa donna bellissima che conobbe prima da un antiquario e poi nell'atelier di Pablo Picasso, se ne innamora, una donna molto bella, arrivano qua in Sicilia, lei viene con la figlia René, ci dice: senti, bellina questa cosa a cupome scurusa, ci mettiamo qua un bello affresco che riposta in qualche modo ricordarmi le vostre bellezze, delle vostre tradizioni popolari. Infatti là ci sono carretti, ci sono l'opera dei pupi, ci sono le vetrate Liberty siciliane, ci sono gli animali fantastici del Palazzo Reale, insomma c'è un po' di tutto, e quindi vengono a vivere qui. Però nel frattempo scoppia la guerra, le banche si acquisiscono, il Banco Florio, la Banca Commerciale Italiana, il credito italiano fallisce e viene assorbito dalla Banca Commerciale Italiana, Giolitti comincia a lanciare bombe di liberalizzazione alla Bersani che non ce n'è l'idea, quindi arriva Angelo Parodi e si compra il tonno. Quindi che cosa succede? Arriva Richard Ginori e si compra la manifattura. E poi, cioè, praticamente tutte le cose dei Flori, sto andando molto più, mi dispiace, sì, lo so, però purtroppo non c'è più tempo, praticamente tutte le cose dei Flori finiscono in questo baratro. E le banche cominciano a prendergli tutto, quindi questa è la vera ragione dei Flori. Il governo Giolitti, d'accordo con la monarchia, lancia bombe di liberalizzazione pazza e quindi di concorrenza pazza, loro non ce la fanno più e crollano, perché se Angelo Parodi vende la scatoletta di tonno a 50 centesimi invece che a un euro, è chiaro che la gente si compra quella di Angelo Parodi, è giusto, anche se non ha la stessa qualità. Lo stesso succede col Marzala, che passa ai duchi di Salaparuta e poi l'Ilva di Saronno, quelli che fanno gli amaretti di Saronno. Quindi è una caduta a picco e sono costretti a vendere tutto, anche questo. Però Lucia ha un'idea e dice: senti Vincenzo, a me che me ne fotte di avere i gioielli di Franca Florio, di tua cognata, tutti belli intarsiati, Kidru Kaiser, quelli della Zarina, che me ne fotte, non me ne fotte niente, vendiamoci tutto e almeno ci compriamo la tonnara dove possiamo venire a vivere, perché loro non vivevano qui, questa era soltanto una zona così di sollazzo in cui venivano ogni tanto, ma qua si lavorava. Ok, Vincenzo dice: va bene, vendiamoci questi gioielli. Riescono a comprare la casina. Nasce questa specie di piano qui, dove ci saranno le camere da letto,
un cucinotto, uno studiolo dove Vincenzo dipingeva, faceva i bicchieri che avete visto sopra, è una persona molto poliedrica. Vincenzo disegnava anche, è venuto, sono tutti Dolce Gabbana, qui hanno creato una sorta di collezione con i vestiti disegnati da lui, quindi per farvi capire com'era anche un appassionato di arte. Verranno a dormire qua, poi durante un viaggio a Parigi con la moglie, lui muore per un'emorragia dai suoceri, e i figli di Vincenzo Florio, cioè lui non li ha avuti con Annina e non li ha avuti neanche con Liusì, come fa? È morta la Lina di Florio, ha un'idea Vincenzo, cazzo, mi è venuta un'idea geniale, René, la figlia di Liusì, si è sposata qua a Palermo con un medico siciliano che si chiama Giuseppe Paladino, io mi adotto a mio nipote e gli do il nome di Florio, perché se no, tra Giulia, che è mia nipote, che è finita, è diventata Fabio de Rivera Costa Curti, e io che non ho figli, finisce e diventa Vincenzo, il piccolo figlio che avranno René con il medico siciliano, diventa Vincenzo Paladino Florio. Dal matrimonio tra Vincenzo Paladino Florio e Silvana, poi nasceranno Cico, che abita qui con Anna Paola, e Alexei, che abita dall'altra parte della Tonnara, dove avete visto quel mulino dove Vincenzo Senior faceva la concia delle pelli. E io con questo... Che bello! Grazie!